Amici internauti, cari amici di AostaOggi.tv, ben ritrovati per questo speciale di P come prevenzione per vivere bene, dedicata alla giornata del 22 giugno che si svolgerà presso le terme di Pressen-Didier. L'iniziativa promossa dalla Lilt, se hai cara la pelle, puntini, 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 per cosa questi puntini? Salvatore Luberto, presidente della Lilt Valle d'Aosta. Oltre a lui, ospite in studio, abbiamo anche il professor dottor Maurizio Norat, primario presso l'ospedale Umberto Parini di Aosta. A te, Salvatore. Buongiorno a tutti. Se hai cara la pelle è un'iniziativa in occasione dei 90 anni della Lilt, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che in tutta Italia ha voluto dare risalto all'importanza della prevenzione dei tumori della pelle. Questa è un'iniziativa che in questo mese tutte le sedi della Lilt italiane hanno adottato e anche noi qui in Valle d'Aosta, grazie anche alla disponibilità del dottor Norà, riusciremo a fare questa iniziativa presso le terme di Pressen-Didier. Terme, luogo di benessere e quindi anche di attenzione alla propria salute e di prevenzione alla pelle. Nella sostanza cosa succederà alle terme di Pressen-Didier, Roberto? Succede tutto quello che succede di solito alle terme di Pressen-Didier, la gente si rilassa, passa una giornata in un luogo di benessere, ma in più ci sarà una zona riservata alla Lilt in cui le persone potranno ricevere informazioni sui tumori della pelle e potranno con una scheda quiz avere delle risposte sulla loro potenzialità di sviluppare un tumore della pelle. Il sole è vita, dottor Norate, il sole è benessere, ma per la pelle forse non è il massimo. Sì, certamente non è sempre così. Non è sempre così se il sole diventa un potenziale nemico quando il soggetto che si espone al sole lo prende e si espone con delle modalità non completamente corrette. E i tumori della pelle, la situazione in Valle d'Aosta, allora qual è? La situazione in Val d'Aosta è una situazione in continuo evolvere. Io credo che molti telespettatori, che colgo l'occasione di salutare perché non ne sono stati prima, molti telespettatori sappiano che in Valle d'Aosta i tumori della pelle sono in un numero superiore proporzionalmente, naturalmente, alla popolazione. Rispetto alle altre regioni d'Italia, ma anche rispetto alle altre regioni europee. Questo fatto è comune a tutto il mondo, perché in tutto il mondo c'è un aumento dei tumori della pelle. I tumori della pelle sono considerati nel terzo millennio i tumori più numerosi di tutti gli altri tumori. Dicevo che in Valle d'Aosta il numero è particolarmente più elevato rispetto alle altre regioni, soprattutto per quanto riguarda il melanoma, che è il tumore della pelle più pericoloso. I numeri, tanto per darvi i numeri così ci facciamo subito un'idea di quali sono le differenze, la media nazionale e la media europea, la media più recente, che viene fuori dalle casistiche più recenti, da 20 casi nuovi all'anno, circa 20 casi nuovi all'anno, che riportati in Val d'Aosta diventano 30-35, quindi c'è una differenza significativa. Le ragioni di questa Non lo so, maggiore non lo incidenza? so, perché noi abbiamo fatto, io come unità operativa ospedaliera, ho condotto per 2 anni e più una specie di ricerca finanziata dalla Cassa di Risparmio per capire perché c'era questo aumento significativo di numeri di melanomi. E purtroppo non sono riuscito a darmi una risposta convincente, perché io pensavo qualcosa di tipo ambientale o buco nell'ozono, comunque questo, ma non sono riuscito a dimostrarlo.
ho dovuto pensare che in realtà il numero corretto di tumori della pelle, di melanomi in tutto il resto dell'Italia e dell'Europa è quello, non per presunzione, ma è quello che riscontriamo noi, perché per la storia, per la legge dei piccoli numeri, noi riusciamo a vedere la popolazione in toto quasi, mentre dalle altre parti è difficilissimo vedere tutta la popolazione. Io ho una ricerca di questo genere di sui melanomi, la porto avanti dagli anni 80 e dagli anni 80 adesso io credo che tutta la popolazione attiva della Val d'Aosta sia stata vista, ed è questo forse la ragione per cui i nostri numeri sono più alti, ma sono quelli più veritieri. Luberto, alle terme avete un vostro corner, una vostra presenza. Cosa farete nel corso di queste 3-4 ore, 4 ore di campagna di prevenzione? Ma, come dicevo, all'interno delle terme, grazie anche alla disponibilità dei gestori delle terme, avremo uno spazio in cui il dermatologo, il dottor Norà, farà della formazione e informazione su come fare prevenzione precoce nei tumori della pelle e poi potrà anche eventualmente dare suggerimenti a quanti si presenteranno a far esaminare i propri nevi. In quell'occasione avremo anche la possibilità di distribuire una scheda con poche domande, con 6 domande, in modo che con chiari e semplici domande si possa evidenziare che tipo di fototipo una persona ha. Tra l'altro questa scheda è scaricabile dal sito della Lega Tumori, www.legatumoriaosta.it, in modo che chi volesse la può già compilare in anticipo. Le risposte, lasciamo un po' di sorpresa, verranno date lì in sede. Dottore, Luberto ha parlato di fototipo, cosa vuol dire? Facciamolo capire agli internauti che non sono proprio addetti ai lavori, ma che forse hanno interesse a conoscere anche certi termini tecnici. Sì, per quanto riguarda la possibilità di sviluppare tumori della pelle o meno, il concetto più importante è proprio quello di fototipo. Esso rappresenta, per così dire, la quantità di difese naturali che noi abbiamo nei confronti dei raggi ultravioletti. Quindi è essenzialmente legato alla quantità di melanociti che noi possediamo. Il melanocite è una cellula che produce, secerne una proteina che è la melanina, che si dispone su tutta la superficie cutanea quando uno diventa scuro, perché la melanina si dispone su tutta la superficie cutanea a protezione, perché assorbe i raggi ultravioletti. Quindi la presenza o meno di melanociti determina il fototipo, per cui è evidente che il fototipo basso, cioè il fototipo 1, è quel soggetto che ha meno melanociti. Il fototipo alto, che secondo varie scale, comunque chiamiamolo fototipo 4 o 5, a seconda delle interpretazioni, è quello che ha maggior protezione naturale. Il fototipo chiaro, per intenderci, è quello che quando si espone al sole si abbronza, si scotta sempre e non si abbronza mai. Il fototipo più alto è quello che praticamente quasi sempre abbronzato. Per dire, il fototipo più alto è il classico fototipo del Mediterraneo, quindi il meridionale per quanto riguarda l'Italia e il nord, il magrebino per quello che riguarda l'Africa, comunque comprendendo gli spagnoli, i greci, eccetera. Questi sono fototipi che sono molto difesi, non si scottano mai e si abbronzano subito. Quindi il fototipo 1 è più predisposto al tumore della pelle, dottore? È più predisposto nella misura in cui il tumore della pelle è legato all'azione nociva dei raggi ultravioletti. E allora quali consigli per prevenire questi rischi, dottore? I consigli sono quelli, visto e considerato presa coscienza del fototipo a cui uno appartiene, è quello di difendersi dai raggi ultravioletti nel modo migliore possibile.
quindi sia con un orario di esposizione intelligente, nel senso di mattino o pomeriggio o tardo pomeriggio, sia la quantità, il tempo di esposizione e anche l'uso di prodotti fotoprotettivi. Luberto, al di là di questa giornata che fate il 22, venerdì 22 alle Terme di Pressendidie, ecco, nel corso dell'anno la LILT cosa fa in merito a questo tipo di prevenzione, di educazione sanitaria alla prevenzione dei tumori della pelle? La LILT è costantemente attenta alla prevenzione in generale di tutti i tumori, ma anche sulla pelle. Durante l'anno abbiamo occasioni, soprattutto durante la settimana della prevenzione oncologica, sempre con la collaborazione del dottor Norà, di effettuare visite gratuite di prevenzione. Ma poi siamo anche momento di informazione verso la cittadinanza, che spesso si rivolge a noi, e noi in qualche modo diamo le giuste indicazioni per rivolgersi alle strutture sanitarie competenti, come quella sita al Boregar, che vorrei ricordare, il dottor Norà ha istituito un servizio gratuito di prevenzione, che magari poi ci dirà con gli orari e le giornate, un servizio credo che è raro in Italia, in cui tutti i cittadini possono rivolgersi gratuitamente proprio per agevolare la prevenzione di questo tipo di tumori. Ma la LILT è direi presente costantemente, e il voler celebrare i propri 90 anni con una giornata dedicata a questo tipo di patologia oncologica è il segno dell'attenzione concreta verso la prevenzione alla cittadinanza. Dottor Norà, non perdiamo il filo, il suggerimento che ha dato Luberto, ci dica questi orari e come si svolgono queste visite di prevenzione. Allora, purtroppo non è un'inesattezza, ma è un dato che si è modificato nel tempo. Io avevo istituito un ambulatorio per la prevenzione tumorale che era il venerdì mattina, durante tutta la mattinata, non gratuito, ma con il pagamento del ticket. Sì, gratuito inteso ticket, ovvio, certo. È chiaro. Ci mancherebbe. Mi sembrava no, perché, giusto, no, corretta succede, la sua osservazione. Che poi qualcuno, sì. Purtroppo per motivi contingenti ho dovuto ridurre, voi pensate che questo ambulatorio funziona dal 1984, quindi insomma da un po' di da non poco tempo, e ho dovuto però ridurre il numero perché mi si presentava poi un caso in cui magari io avevo il venerdì mattina 80 persone ed era umanamente impossibile dare una soddisfazione a tutti, per cui ho dovuto ridurre ridurre il numero, fare in modo che il numero fosse chiuso con una prenotazione. Quindi adesso il numero è chiuso, ma esiste sempre lo stesso servizio. I tempi di prenotazione, tenete dottore? Presente che comunque anche durante la settimana, non è che io durante la settimana nei nostri ambulatori non vengano visti i problemi di tipo cutaneo per quanto riguarda la prevenzione tumorale, però il venerdì rimane quello il giorno clou di questo servizio. Mi dicevi? Che dei tumori della pelle, faccio un'altra domanda, sì. Si parla abbastanza poco, molto meno di altri tipi di tumore. Eppure mi risulta che i tumori della pelle siano i più frequenti rispetto a tutti quelli che ha un essere umano. È così? Sì, il motivo forse è perché l'impatto psicologico sul paziente e sui familiari è più positivo, è meno drammatico per quanto riguarda alcuni tumori della pelle, che sono i tumori solidi, che sono comunque direttamente rapportati all'azione dei raggi solari. Per quanto riguarda il melanoma, è un tumore che, come vi ho detto, è in continuo aumento qui in Valle d'Aosta rispetto agli altri, però è ancora relativamente raro in valore assoluto, perché sono 30-35 casi su 100.000 abitanti all'anno. Quindi è questo forse che li rende meno drammatici. Tenete presente comunque che il melanoma è un tumore come tutti gli altri e anzi molto più aggressivo
e molto più restio a qualsiasi tipo di terapia. Dottore, facciamo un po' di chiarezza, la differenza tra carcinomi e melanomi, se poi ce li spiega un pochettino in termini molto semplici. In termini semplici, il melanoma, come dice la parola stessa, è quello che deriva dai melanociti, che sono quelle cellule di cui vi ho parlato prima, e quindi è una degenerazione dei melanociti. Si approfonda nella pelle e crea delle metastasi viscerali, quindi fegato, polmone, cervello, eccetera. Scusi dottore, quindi quando si parla di tumore al fegato può essere che l'origine sia... No, il tumore al fegato è una lesione metastatica che arriva dalla pelle e che va a localizzarsi nel fegato. Non è un tumore primitivo del fegato, viceversa è un tumore primitivo della pelle. Ecco, era questo che volevo chiarire. Sì. Quando si parla di tumore del fegato, magari... Il tumore del fegato c'è indipendentemente, il carcinoma epatico c'è indipendentemente dalla metastasi da melanoma dovuto alla lesione cutanea. Il tumore solido, il carcinoma invece, è un tumore dovuto alle cellule epidermiche, quindi completamente diverso, ed è molto meno aggressivo e molto meno pericoloso del melanoma, perché raramente dà le metastasi, quindi raramente noi andiamo incontro a un esito fatale in caso di questo tumore, però comunque è un tumore che, se aggredisce un organo, la cute vicino a una zona delicata come può essere un occhio, il naso, la bocca, l'orecchio, può per contiguità entrare ed arrivare anche questo al cervello. Il numero di questi tumori è molto molto più alto rispetto ai melanomi, ma sono molto meno gravi del melanoma. Possiamo dire allora, che dottore, che molti tumori che si danno per organi interni, di fatto poi l'inizio sono tumori della pelle? Non esattamente così la dobbiamo mettere. Esistono alcuni dei tumori metastatici che vengono sicuramente dal melanoma e che quindi sono quasi tutti in conseguenza del melanoma. Però esistono dei tumori, delle lesioni cosiddette che sembrano essere primitive, che però non, istologicamente parlando, ci danno una provenienza dal melanoma. In questo caso l'origine è un'origine sconosciuta, non si sa dov'è il melanoma, perché il melanoma in qualche raro caso può essere anche un melanoma delle mucose, e con le mucose si possono intendere anche delle mucose interne, quindi una mucosa gastrica e via discorrendo. Nei vari gradi di prevenzione, scusa Luberto, ma parlo col dottore perché incuriosisce sapere le cose, e quando si scopre un melanoma cosa succede? Allora, la prevenzione di questo tipo di tumore essenzialmente secondaria è la cosa principale, perché il nostro scopo è quello di scoprire un melanoma in fase iniziale, perché se noi riusciamo a scoprire un melanoma in fase iniziale abbiamo praticamente una possibilità elevatissima, diciamo il 90%, di salvare una persona. Man mano che noi scopriamo il melanoma in fase più avanzata, questa possibilità di salvare una persona decresce fino ad essere quasi nulla quando il melanoma è molto profondo. La LIL come interviene una volta scoperto magari la presenza di un tumore, Luberto? Ma noi, nelle nostre attività sono ormai risapute. Noi al di là delle iniziative di prevenzione che nell'arco di tutto l'anno coprono vari tipi di malattie tumorali, poi dopo la nostra attività successiva sono quelle di assistenza ai malati tumorali avanzati al proprio domicilio, assistenza in hospice con equip pluriprofessionali, dal medico all'infermiera, allo psicologo, ma soprattutto ai volontari. Ma io direi che in questa iniziativa abbiamo voluto concentrare soprattutto l'attenzione sul ruolo che la LILT ha da ben 90 anni. È un'attenzione
che fa sì che la LILT abbia potuto in qualche modo salvare diverse vite umane, perché in tutti questi anni l'attenzione alla prevenzione è stato il nostro obiettivo principale, tant'è che anche il nostro slogan, nel nostro logo, è prevenire è vivere. Questa è l'attività che noi facciamo e l'invito che rivolgiamo a tutti i cittadini è di venire alle Terme di Presidie in questa giornata, ma soprattutto venire per festeggiare il compleanno della LILT, i 90 anni, ma per festeggiare ed investire anche sulla propria salute. Dottore, ma una persona può avere contezza dell'insorgere di un possibile tumore della pelle? Direi di sì. Una persona che è attenta al suo corpo sicuramente può venire a conoscenza, anzi la maggior parte delle volte non siamo noi che scopriamo la presenza di un tumore, ma è il paziente che viene dicendoci: guardi, ho questa lesione nuova. Quindi un autoesame della propria pelle è sicuramente una cosa molto importante. Direi che la cosa importante è avere quattro notizie di base su cosa guardare quando sulla propria pelle, sulle lesioni che ci sono sulla propria pelle, e questo sarebbe un grandissimo aiuto, un grandissimo risultato. E cosa guardiamo allora, dottore? Per quanto riguarda diciamo il tumore melanoma, quello che è più importante, basta guardare la presenza delle lesioni scure che noi abbiamo sulla pelle. Se queste lesioni scure si modificano nel giro di breve tempo e se si modificano con delle caratteristiche particolari che sono un acronimo, ABCDE, sono la simmetria, i bordi, il colore, le dimensioni e l'evoluzione. Semplicissimo, se posso ve lo dico in due parole. Dottore. Allora, la simmetria riguarda la simmetria o meno della lesione cutanea. La lesione cutanea, in questo caso parliamo di neo, quindi di lesione scura, deve essere simmetrica, cioè tracciando una croce a metà della lesione, i quattro spicchi che ne risultano devono essere uguali. Questo è il concetto di simmetria. Il concetto di bordi: i bordi devono essere regolari e regolarmente uniformi. Se i bordi cominciano a diventare frastagliati è un segno negativo. Per quanto riguarda il colore deve essere uniforme, uniformemente marrone, marrone chiaro, marrone più scuro, e non variegato con dei colori che vanno dal nero al grigio al bianco. La dimensione, in genere una lesione al di sotto del 5 mm ha poca importanza. La E, evoluzione, è la caratteristica che ingloba tutte queste caratteristiche di cui vi ho parlato prima. Quindi non sempre il neo è indice di bellezza, ma qualche volta bisogna preoccuparsi, dottore. Le donne spesso si fanno i nei con le matite. Sì, ma io credo che quello era il grande potere, una cosa dell'Ottocento, ormai ma anche è difficile. Più sì, no, io non ho mai visto nessuno che fosse passato da me e mi avesse chiesto di creargli un neo, ma piuttosto di togliere qualche lesione evidente. E con questa battuta, tanto per alleggerire un po' la trasmissione che è stata, penso, sufficientemente interessante, io ringrazio Salvatore Luberto, presidente della LILT, e il dottor professor Maurizio Norà, primario dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, e do appuntamento a tutti per venerdì prossimo, 22 giugno, alle Terme di Presidie, dalle 14 alle 18, per una diagnosi precoce di eventuali tumori della pelle.